sono milioni di stelle in città, centomila lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ci sono migliaia di baci, diamanti e di sguardi veloci, c'è tutto l'amore che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglia già e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore e si calmerà, di lì che amore avrà e che non finirà. Ci sono giardini di fiori e la gente che aspetta là fuori, c'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero sono milioni di stelle in città, centomila lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero sei tu l'universo per me.
potenza. Riempici di te, Spirito Santo. Padre Celeste, Dio d'amore, grazie di questo nuovo giorno che ho potuto assaporare ciò che Tu hai fatto durante la notte, quel riposo, quella pace, quella tranquillità che mai durato. È vero che, come ha detto il fratello Paolo, l'Apostolo, che gli ha lasciato una spina, anche a me in questi giorni ho una spina sulla spalla e sul braccio destro e anche su quello sinistro. Un dolorino che lo risento durante la notte e durante il giorno, che purtroppo devo tenerlo finché Tu vorrai, Signore. Ma sicuramente, continuando ad amarti, a lodarti, a benedirti e darti lode notte e giorno, sicuramente mi toglierai anche questo dolore. Perché io ho capito di non orgogliarmi più e di stare calmo alla Tua presenza e davanti al Tuo popolo. Il Tuo popolo che ha bisogno di Te. Padre, non Ti chiedo altro oltre la guarigione di poter servirti, onorarti tutti i giorni della mia vita ancora che mi restano in questa terra e anche quelli quando mi chiamerai con Te. Di poter servire il Tuo popolo qui in questi giorni che Tu mi darai vita, di poterlo aiutare di quello che Tu mi dirai, di quello che Tu mi indicherai. E quest'oggi, Padre, mentre rileggevo la Tua parola, io un piccolo pensiero mi sono messo a cuore di condividerlo con tutti i miei fratelli, sorelle, amici, parenti e perché no, anche con i nemici. Spero che ogni giorno questi nemici diventano miei amici di nuovo, perché io se li ho offesi dichiaro quest'oggi, lo dichiaro quest'oggi davanti a questa telecamera, perché l'ho dichiarato sul momento che ho fatto l'offesa a queste persone, subito ho chiesto perdono a Dio di averli offesi, perché ho capito che vale la pena vivere durante l'offesa e durante i giorni che proseguono l'offesa, senza una comunione perenne. Perché non avendo comunione con queste persone che vengono offese, si sta male. Il nostro cuore viene spezzato e viene confuso. Il nemico, il diavolo, prende possesso in quei giorni e ti fa pensare cose negative, cose che non hanno valore. E io, davanti a questa telecamera, miei nemici, che ancora non avete permesso al vostro cuore di perdonarmi, vi chiedo con umiltà a tutti quanti, vi chiedo di perdonarmi qualunque cosa vi abbia fatto. Non so se ancora ne ho nemici, perché giorno dopo giorno chiedo perdono, sia a Dio che a voi.
Spero che quando ci incontreremo ci guarderemo negli occhi e nel cuore. A Dio sia la lode. Padre, adesso vorrei dire questa piccola riflessione che mi hai messo al cuore quest'oggi. Non per qualche cosa, ma per aiutare anche a chi ne ha bisogno di questo consiglio, di questo umore. In Proverbi 13, versetto 10. Dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. Proverbi 13, versetto 10. Fin qui la parola di Dio. Questa piccola riflessione che vorrei condividere dice così. Sono orgoglioso e me ne pento. È vero, quando siamo orgogliosi è meglio pentirci subito perché non ci ritroviamo che danneggiati internamente nel cuore e nell'anima. Proseguendo con l'orgoglio ci allontaniamo da qualsiasi cosa che ci dava quel giudizio di sicurezza, di calma, tranquillità, felicità immensa in noi stessi. E qui dice questo piccolo pensierino: era inverno, la temperatura era sotto zero. Luis dormiva per strada, non aveva una casa e il freddo penetrava nelle ossa, mentre gira per la città tra luci colorate e persone che felici che acquistano i loro regali per Natale. Si chiese perché lui vivesse così. A volte anche noi ci chiediamo perché viviamo così, così male. Si ricordò, e anche noi ci ricordiamo, ciò che abbiamo fatto. Che il suo orgoglio lo costringeva a vivere in quella condizione, precisamente. E anche noi, a volte, ci ricordiamo un'offesa fatta a un amico o da parte dell'amico un'offesa che ci allontana. E viviamo da soli, sconsolati e di quel che possiamo. Invece Luis si ricordava che un anno prima decise di andare via di casa perché non perdonava i genitori che avevano dimenticato il suo compleanno. Il motivo era molto futile, ma sbattendo la porta dietro di sé visse per alcuni mesi da amici. Spese tutti i suoi averi e non potendo più contribuire economicamente in casa, gli amici lo invitarono a trovare un altro alloggio. Da quel momento iniziò a vivere per strada. L'orgoglio gli stava togliendo il calore di una casa, di una famiglia. Purtroppo molto spesso abbiamo vissuto al freddo e forse non siamo andati via di casa come fece Luis, ma l'orgoglio gela la tua vita e i tuoi sentimenti. E seppure in casa l'aria è fredda, non hai mai pensato che una cosa così piccola come l'orgoglio, l'invidia, la gelosia stiano rubando il calore dell'anima e della pace? Non continuare più così. Rientra in casa tua. L'amore è l'unica cosa che ti aiuterà. E soprattutto non vale la pena perdere grandi cose come l'amore di una famiglia per motivi così piccoli come l'invidia. Miei cari, quando ho letto questo piccolo pensiero non ho fatto altro che pensare a voi e mi sono
pensato anch'io. Perché prima voglio parlare di me, come il mio orgoglio mi ha allontanato da qualcosa che mi teneva legato. In una condizione molto umile, perfetta e dignitosa. Perché allontanandosi dall'amore del padre e della famiglia, non è altro che un qualcosa che l'uomo degrade senza poter essere nella situazione di reintegrarsi automaticamente, non avendo nessun aiuto e che nessuno gli parli di qualcosa che lo possa avvicinare a lui o a lei o alla persona ferita o la persona che ha ferito, non ci sono possibilità di unione. Ci vuole sempre un interlocutore e fortuna. E fortuna che quando io mi sono allontanato, sono andato a finire in Germania, l'orgoglio era molto grande in me, sentivo di essere tutto io, avevo una testa montata non sulle spalle, ma chissà dove, non lo sapevo neanche io. Però Dio è grande e misericordioso. E quando mi sono accorto di aver sbagliato, ho chiesto perdono. E subito ho avuto quella pace, quella tranquillità. Lì in Germania ho conosciuto qualcosa che dirtelo due parole sarebbe poco, ci vorrebbe una vita per dirti ciò che il Signore ha fatto per me. Ma ti dico soltanto che quando ho chiesto perdono al Padre, Lui mi ha messo nel punto giusto. Nel punto giusto perché sono stato reintegrato nella sua casa. Non come amico, non come parente, ma come figlio adottivo. Oggi dire come figlio soltanto è troppo poco, è troppo poco, perché mi ha fatto erede universale di tutto ciò che ha Dio. Mi sembra poco? Tutto il mondo, l'universo è di Dio, di mio padre. Di mio padre, io sono suo figlio. Vuoi anche tu diventare come me? Figlio di Dio? Diventare erede universale come me? Non è difficile. No. Non è difficile, è facilissimo. È facilissimo per chiunque. Basta credere al sacrificio di Gesù Cristo che è venuto al mondo e morire in croce per te e per me. Se tu capisci questo, come ho capito io, in quel momento
ho detto: mio Dio, se tu esisti veramente come tutti professano nella Bibbia che tu esisti, fai che io possa diventare un tuo figliolo. E poi ho scoppiato a piangere a lacrime di sangue, piangere che veramente i miei cari mi sentivano negli occhi prima delle caterrate, una specie di caterrate, volendolo dire, che mi impedivano a vedere chiaro. Da quelle lacrime mi sono purificato gli occhi, l'anima e il cuore e tutto me stesso. Da quella sera, quando ho chiesto perdono, mi trovavo in una situazione veramente deprimente. E dopo che ho chiesto perdono a Dio, mio Padre, tutto cambiò. Avevo come qualcosa attaccato tutta la persona, il collo, le spalle, tutto. Sembravo bloccato, ma dopo aver chiesto perdono e mi sono inginocchiato a piangere, come qualcosa che è entrato dentro di me come un lampo, come un fulmine, non so neanche, mi sono subito sentito rabbrividire tutto, una frazione di secondo. Così. Mi sono spaventato. Mi sono spaventato perché non capivo cosa stava succedendo. Non sapevo perché io non avevo conoscenza spirituale di ciò che Dio faceva a chi lo cercava. Per sentirlo dire, dicevo, e sentivo tante cose, però erano cose effimere, cose che magari credevo o non credevo, però adesso credo, perché ho visto con i miei occhi ciò che ha fatto Dio a me. E nei giorni a venire mi sono informato di ciò che era successo. Sapete cosa mi ha detto il pastore? Perché davvero era un pastore italiano in Germania. Mi ha detto: Angelo, fratello caro, tu sei diventato un figlio di Dio adesso. Lo Spirito Santo è entrato dentro di te e ti ha rinnovato completamente. Come infatti giorni dopo, per curiosità soltanto, dovevo fare delle analisi del sangue, tutti completi, per vedere, perché ogni anno lì in Germania si fanno queste analisi, obbligatorio, perché è importante anche per il lavoro, per tutto. È un resoconto fisico che la legge mette atto. E quando ho fatto queste analisi, queste cose, le ho confrontate con quelle precedenti dell'anno primo. Erano completamente diversi, completamente diversi. Addirittura mi ha cambiato anche il sangue. È da stupire, vero? A volte
non dovrei dire queste cose, ma mi ha rigenerato completamente. Questo è quello che fa papà. Papà, io e quello tuo che oggi tu piegherai le ginocchia davanti a Dio e a Gesù. E chissà che non farà un'opera grandiosa, ancora più grande di quella mia. Io te l'auguro, sai? Io ti auguro con tutto il cuore. E oggi pregherò per te. Pregherò per te. Che come questo giovane, Luis, come questo giovane Luis, che oggi ne ho parlato, che si è innervosito con il padre e la madre perché non gli ha fatto gli auguri di compleanno. Questo giovane ha vissuto fino a quell'età a casa e ogni anno il padre e la madre gli faceva la torta, gli faceva una serata veramente indimenticabile, anche a volte a luce di candela. Ma purtroppo nella vita, nella famiglia, ci sono tante cose nella vita che si devono anche comprendere. A voi figlioli, a voi. Ci sono cose che dovete comprendere. Anche io che devo comprendere. A volte dentro una famiglia ci sono tanti pensieri, tanti disturbi. Problemi anche fisici, anche problemi psichici, finanziari. Sono momenti che magari uno non pensa più al compleanno di un figlio. Ci sono problemi che magari possiamo dimenticarci. Il nostro figlio, per il suo compleanno. Invece di arrabbiarvi, andate da papà e mamma, dire: mamma, papà, come mai ti sei dimenticato di me oggi? Come mai? E vedrete che papà e mamma vi abbracceranno e vi diranno: figlio mio, come ho potuto dimenticarmi di te, del tuo compleanno? Come ho potuto, perché ti amo con tutto il cuore. La mamma anche ti abbraccerà. Ti dirà: figlio mio, tu sei uscito dalle mie viscere. Come ho potuto dimenticarti? Perdonami. Lei stessa ti dirà: perdonami. Perdonami, ti dirà. Sicuramente in quell'istante piangerete anche voi. Mentre vi diranno perdono papà e mamma per aversi dimenticato del compleanno, oppure di qualche altra cosa, di venirvi a prendere alla stazione, di venirvi a prendere al tram, di venirvi a prendere al cinema, di venirvi a prendere a una festa, o accompagnarvi da qualche parte con un appuntamento importante. Qualsiasi cosa può capitare di dimenticarsi la mamma e papà, ma soprattutto non vi inorgogliete la prossima volta. Chiedetelo con umiltà. Telefonateci addirittura, subito, se avete la possibilità di telefonargli. Oggi siamo e viviamo in un momento tecnologico che possiamo avvisare una persona se sono nelle possibilità di avere dei cellulari, dei telefoni a casa, di avvisarli sul momento: mamma, papà, ti sei dimenticato di me, vieni a prendere subito. Oh, mamma, papà, guarda che oggi è il mio compleanno. Hai preparato qualcosa per me? Ditelo anticipatamente. Non è un male, anzi è un bene. Se lo direte anticipatamente: mamma, papà, cosa mi stai preparando per il mio compleanno? Magari l'aiuterete, magari si è dimenticata, allora, e loro potrebbero subito
approfittare di questo vostro pensiero che mi ha fatto piacere. Perché quando nomino papà e mamma, io piango sempre. So cosa vuol dire amore di papà, amore di mamma. Mia madre mi ha lasciato a 4 anni ed è morta. Mio padre era molto, molto anziano quando io sono venuto al mondo. Mia madre aveva 50 anni. E mio padre era quasi 20 anni più grande di mia madre, figuratevi. A 70 anni ancora mio padre mi cucinava a me. Io venivo a casa a mangiare, quando lavoravo mi cucinava. Ma poi mi ha lasciato dopo i primi anni che mi sono sposato, mio padre mancò. Di questa vita è andato, non so se è andato con Gesù, non so se è andato con qualcun altro, ma spero che mio padre sia andato anche con il Signore, perché a quei tempi io non conoscevo questa vita spirituale, ma spero che mio padre abbia avuto quella pace di andare con il Signore. Che lui non conosceva il Signore, non lo so. E non posso neanche pregare per lui, per la sua anima, perché mi è vietato pregare per le anime morte. Ognuno deve vivere la sua vita e deve viverla bene prima che muoia, per avere l'evoluzione vicino al Signore. Vuoi tu andare con il Signore quando morirai, con 100 anni di salute? Inizia a essere un figlio di Dio. Come fare? Te l'ho spiegato, te lo dico di nuovo. Devi accettare Gesù Cristo come tuo Salvatore e Signore, inginocchiandoti, se possibile, perché chi non piega le ginocchia davanti a Dio e davanti al suo figliolo Gesù Cristo non entrerà nel Regno dei Cieli. Lo puoi dire anche all'impiede, se vuoi, ma lui aspetta che tu ti inginocchierai un giorno o l'altro. Se lo fai subito, arrivi prima, non soffrirai. Io ti consiglio di inginocchiarti subito, di piegare le ginocchia subito, aprire la bocca e professare Gesù Cristo come tuo Signore. Non c'è niente da fare, è l'unica via. L'unica alternativa, non ce ne sono più. C'è la via del diavolo e la via del Signore. La via del diavolo è una strada larga, molto larga, entrano tutti e vanno alla morte eterna. L'entrata per il Signore è stretta, è angustia, è bassa. Ti deve abbassare per entrare, vedi? Ti deve abbassare e entri appena appena per quella strada, in ginocchio se possibile, come ti ho detto. Però, dopo che passerai in quella porta, sarà bellissimo. Tutta la vita tua cambierà. Da così a così. È vero. La tua vita cambierà, come è cambiata la mia, come è cambiata la vita di tutti gli altri fratelli e sorelle che hanno accettato Gesù Cristo come Salvatore, Redentore, Salvatore, Redentore, Redentore. Ritornando ancora a Luis. Quel ragazzo che ho spiegato poco fa, quando ha sofferto, addirittura, come dice
quest'oggi questa piccola spiegazione dormiva per terra. Fuori faceva freddo, periodo natalizio, come in questi giorni che sto registrando queste cose. Io ringrazio Dio, sono venuto dalla Germania in ferie. Sono in questo momento in ferie, ma non ferie che non faccio niente assolutamente. Sto lavorando per il Signore. Vedete, ogni giorno faccio dei video, li registro, li metto in online, li modifico, metto degli inni, dei cantici insieme a questo video. Perché? Chi me lo facesse fare a me? Sono in ferie, mi vado a divertire, in discoteca, in questo, in quello, in quell'altro. No, Gesù non vuole questo. Gesù non vuole che tu vai in discoteca. Gesù non vuole che tu ti droghi. Gesù non vuole che fumi, perché rovini il corpo. Gesù non vuole che tu fai una vita mondana. Gesù vuole la pace tua, la tua felicità. Gesù vuole che tu rifletti la sua immagine. Gesù vuole farti un vaso nuovo. Un vaso nuovo e riempirlo pieno di Spirito Santo. Vuoi tu questo? Allora, metti tutto nelle mani di Gesù e di Dio. Abbandonati a Lui e a Gesù. E poi il resto lo farà loro. Lo faranno loro il resto. Loro ti diranno ciò che devi fare. Ciò che tu devi fare. Oggi voglio anche registrare la giornata di questo video per un ricordo, un giorno quando sarò più vecchio, di dire: quel giorno il Signore mi ha benedetto di fare quest'altra cosa per i miei simili, per i miei fratelli, sorelle, amici, parenti, conoscenti, e anche per i nemici, se ce ne ho ancora. Spero che non averne più a nemici, perché quello che sto facendo e come mi sto comportando, sicuramente qualcuno che mi vedrà nei video mi perdonerà. Io gli chiedo perdono. Ancora una volta, nemici miei, perdonatemi se vi ho offeso. Non sapevo che vi stavo offendendo. Se è durata fino ad oggi questa offesa, mettiamoci una pietra sopra, così, una sull'altra. Stringiamo le mani e diciamoci: amico, ti amo, nel nome di Gesù, diventa mio fratello, perché ti amo. Ti amo con un amore potente. Nel nome di Cristo Gesù, perdona, perdonami. Amen. Adesso vorrei pregare. Vorrei pregare per chi ha bisogno di preghiere. In online oggi mi hanno chiamato. Mi hanno chiesto preghiere per una famiglia. Si chiama Angelo come me, si chiama Angelo Sparte. Mi ha chiesto di pregare per lui, ma soprattutto di pregare per sua moglie. Mi ha detto e mi ha scritto che sua moglie ogni notte
a dolore atroce, alle ginocchia. Mi scrisse che alla cartaggine, nelle ginocchia. Non sappiamo cosa vuol dire. E io oggi voglio pregare sia per lei, per lui, per la sua famiglia e per tutti quelli che hanno bisogno di preghiere. Prima che inizi a pregare, se gentilmente e umilmente vi chiedo, non per me, ma per voi, perché starete meglio. Chiudete gli occhi. Non ve lo dico per qualche cosa che magari direte, ma perché devo chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi. Ve ne accorgerete dopo aver finito io di pregare. Perché? Il motivo è perché chiudendo gli occhi succede che le stimolazioni esterne non vi disturberanno. Qualsiasi rumore, qualsiasi difficoltà, voi siete ad occhi chiusi, estranei da questo momento in poi. Qualsiasi cosa che succeda, qualsiasi rumore, non lo avvertirebbe come si avvertirebbe qua a occhi aperti, perché gli occhi sono scaltri, vedono tutto, anche addirittura nei lati esterni degli occhi. Le vibrazioni, qualsiasi cosa distrae. Ecco perché dovreste chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi e abbandonatevi completamente a Gesù Cristo, nostro Salvatore, guardando ad occhi chiusi in alto, ad occhi chiusi. Immaginate che siete davanti al trono del Signore, così. Anch'io chiudo gli occhi. Padre Celeste, Dio d'amore, quest'oggi voglio pregare principalmente per il fratello Angelo Sparte e sua moglie, per questo problema che sua moglie ha nelle ginocchia, di questi dolori atroci. La cartilagine e tante altre cose che potrebbero esserci in quelle ossa, reumatismi, artrosi o altro. Signore, oggi ti chiedo che tu possa operare questa donna alle ginocchia, Signore. Stende le tue mani su di lei e purifica quelle ginocchia da qualsiasi cosa estranea che è dentro quelle ginocchia. Sì, Signore, tu stai pulendo completamente ciò che è dentro quelle ossa, ciò che è dentro quelle ginocchia. Signore, ti prego, ristabilisci ogni cosa dentro le ginocchia della moglie di Angelo Sparta. Te ne prego, Signore. Grazie, Padre. Gloria a te, Padre. Sono sicuro, Padre, che tu hai operato in lei. Ristabilisci ora non soltanto le ginocchia, Padre, ma anche tutta l'armonia che si era spezzata in questa donna tramite questi artrosi, tramite questi problemi alle ginocchia, tramite le notti che ha fatto in bianco, non potendo dormire. Padre, stendi la tua mano su questa donna. Te ne prego. Come tuo figliolo guarì tanta gente, Signore. Nel momento che è venuto in questo mondo, fai che anche oggi possa avvenire questa guarigione in questa donna, Signore. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo.
come guarì il cieco, come guarì il paralitico, come guarì quella donna da flussi di sangue, come risuscitò Lazzaro, come risuscitò il morto nella bara, come risuscitò il figlio della vedova. Signore, non finirei mai di dire questi miracoli che tuo figlio ha fatto. Signore, oggi fai questo miracolo. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Padre, ancora ti chiedo anche per Angelo Sparte. Questo fratello ha bisogno di forze spirituali, di comprendere la tua parola, di comprendere ciò che tu vuoi di lui, anche che c'è l'età avanzata. Signore, fai di lui un servo tuo, che possa proclamare la tua parola anche lui, perché non c'è età che diventa tuo figlio rigenerato, dalla testa ai piedi, e dalle piedi alla testa. Rigenerato, come hai rigenerato me, Signore, rigenererai chiunque. Sara era all'estremità di donna, non aveva più afflussi delle donne, e concepì un figlio. Il Signore gli disse ad Abramo: Sara, l'anno prossimo avrà un figlio. Credi tu che il Signore possa fare questo? Se credi, avrai. Io credo che Dio fa questo e altro. E io credo che quest'oggi opera anche in questo fratello Angelo Sparte e a casa sua, a sua moglie e a tutti i suoi figli e a chiunque lo circonderà. Padre, quest'oggi non voglio pregare soltanto per Angelo Sparta, per sua moglie, per la sua famiglia, ma anche per qualsiasi famiglia che si sta accostando in questo momento attraverso questo video a te, in preghiera, ad occhi chiusi. Si sta accostando con umiltà dicendo: è vero, lo Spirito Santo sta parlando. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Grazie, Padre. Benedici anche a tutti i missionari, le vedove, i bambini. Chiunque ha bisogno di te, ti ringrazio e ti lodo. Nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.